famiglia di 5 persone che ha deciso di fare una scelta di vita comunitaria insieme ad altre famiglie, e per farlo abbiamo ottenuto dai frati Cappuccini, in comodato gratuito, uno spazio che è questo convento di Cerro Maggiore. Siamo noi che stiamo facendo i custodi di questo luogo, in attesa che con le altre famiglie si costruisca il percorso che ci permetterà di costruire la vera e propria comunità di famiglie qua. La nostra famiglia pensa di avere bisogno di trovare uno spazio dove esprimersi diversamente rispetto alle modalità che sono più convenzionali. Immaginiamo e sogniamo di poter vivere in una casa dove possiamo tenere la porta aperta, essere veramente accoglienti verso gli altri e abitare un luogo che ci dà la possibilità di poterlo fare. Non è un percorso semplice, bisogna fare proprio un viaggio insieme, di condivisione insieme alle altre famiglie che decideranno di abitare qui. Questo è quello che stiamo iniziando a fare da adesso, in cui superiamo un po' la prima fase, che è la fase pionieristica, in cui ci siamo messi ad abitare questo luogo e abbiamo cominciato a riempirlo con le nostre cose e con i nostri giochi e con i nostri rumori. E superando questa fase il progetto diventerà sempre più reale. Il progetto è prima di tutto un condominio solidale, quindi qui vivranno insieme 5 famiglie che abiteranno degli spazi che sono degli spazi privati delle singole famiglie e degli spazi comuni di cui ci occuperemo insieme e che apriremo anche al territorio, alle persone, a chi vorrà venire qui a trovarci e a stare insieme a noi. Quindi prima di tutto è un progetto in cui le famiglie cercano di trovare un benessere per loro stesse. Nel farlo si rendono anche più aperte verso gli altri. Questo è un posto molto grande in cui c'è la possibilità anche di accogliere persone in difficoltà, e questo è quello che abbiamo in mente, speriamo e crediamo di poterlo fare, strutturando almeno 2, forse 3 bilocali per accoglienza di persone in difficoltà che negli anni potranno essere accolte in questo luogo. E la terza parte del progetto è quella che riguarda il carisma di questo posto, perché qui a Cerro Maggiore siamo in un convento che ha una storia molto antica, che è presente qui a Cerro da oltre 430 anni e è un luogo molto importante per questo territorio. E è un giardino molto grande, è messo nel centro del paese e quindi noi crediamo che ci sia la possibilità e abbiamo voglia anche di restituire un po' questo regalo che abbiamo avuto nella possibilità di abitare qui e di restituirlo al territorio.